Gentili amici di Cuneo 24, a tutti buonasera. È proprio la stagione temporalesca, lo vedrete, che si è ormai affermata. Sono temporali di calore. Un po' possono prendere la Val Varaita, un po' la Valle del Po, un po' la Val Grana, un po' la Gesso, girano un po' tutte le valli e più o meno distribuiscono un po' d'acqua, che male non fa. Certo, magari verso le 11, mezzogiorno, l'una, le 2. Possono disturbare questi temporali, ma mettete bene in conto che è proprio la loro stagione. Quindi anche per i prossimi 3-4 giorni non è che cambi molto, anzi, c'è da dire che venerdì sarà la giornata un pochino più temporalesca delle altre, perché lo vediamo subito. Al momento c'è alta pressione, quindi i nostri normali temporali di calore li sta facendo. Però guardate questo fronte in Atlantico, lo vedete? Ebbene, si raddrizzerà, entrerà nel Mediterraneo e scorrerà proprio nella giornata di venerdì. In alcune parti del Piemonte, non tanto il Cuneese quanto l'Alessandrino, sarà piuttosto forte, soprattutto a nord del Po, quindi il Novarese, il Vercellese, la zona dei laghi sarà piuttosto esposta a questi temporali forti. Ovviamente qualcuno non mancherà anche in altre zone del Piemonte, però in forma più sporadica, ecco, mi piace questo aggettivo, sporadica. Ma vediamo adesso la previsione giorno per giorno. Oggi ancora qualche nuvola, qualche temporale pomeridiano o serale che poi si metterà a posto durante la notte. Ecco, a proposito, se qualcuno ci segue anche dal Lago Maggiore, dal Novarese, questa sera i fenomeni saranno forti. Lo zero termico attualmente è a 4.200 metri, un po' di vento da ovest debole o moderato. E la temperatura massima che si potrà registrare tra 27 e 29 gradi. Vediamo domani al mattino qualche schiaritina, cielo nuvoloso, non coperto, ma neanche sereno. Poi aumento della nuvolosità verso il mezzogiorno e per il pomeriggio e ripetizione di questi temporali di calore. Zero termico tra 4.000 e 4.100 metri, rinforzerà fino a moderato il vento da ovest. La temperatura minima in pianura domani mattina tra 17 e 19 gradi, la massima tra 26 e 28. Vediamo la giornata di giovedì. Si ripeterà questo rito del temporale di calore e magari lo zero termico si abbasserà a 3.900 metri. Farà un po' più fresco al mattino, tra 16 e 18 gradi la minima, però farà più caldo del pomeriggio, fra 28 e 30 gradi. Ed ora analizziamo la giornata di venerdì con cielo che diventerà via via coperto, temporali localmente forti, lo zero termico si abbasserà a 3.300 metri, vento più meridionale da sud-ovest fino a 40-50 km all'ora, le due temperature, minima e massima, saranno in diminuzione, non vertiginosa, ma in diminuzione. È tutto. Grazie e buonasera.